Pronto? Sì. Let's go in on. Qualino! Ehi! Il dispostorsi che mi viene da ridere! Oh raga, non lo fate ridere, cioè è importante non far ridere le persone. Eh sì! Non si guarda, scusa! No, guarda, ehi, toglietevi da là! Sì, certo che dovete cantare la parte in inglese. La parte in inglese la canta, la canti tu, tu, Amina e chi altro voleva la parte in inglese? Tu. Solo voi quattro fate la parte in inglese. E chi è che manca? Serena. Selena manca? Ok, quindi Selena non viene. La parte in cinese lei non la fa più. Tu che devi fare? La parte in cinese? No, lei ha fatto in italiano e in inglese. Giù in inglese pure. No, in inglese, solo italiano. Ok. La prima o la seconda parte? Questa. Va bene tutte e due. Ok, tu invece mi devi registrare poi a parte la parte nella tua lingua. Ok? Va bene? You bring it with you the text, right? Ok. Sì? Ah, ecco. Right, the refrain e il ritornello, ok? Refrain e la strofa. Non ha una penna? Sì, è la penna. Ce l'hai? Raga, facciamo così. Iniziamo con il ritornello. Dopo che abbiamo fatto il ritornello, facciamo le strofe. Tutti. Allora, chi è che è il primo? Sveglia okay. La mattina presto col tramontello in zona che vola dal letto. C'è una ciobevole, poi fa pure freddo. Colazione nella cartella, il bus che sta Selena, partendo. Mamma ti sta invitando, mi parlo il concerto. Io che non mi stacco da riscaldamento. Mi catapulto fuori, tu guarda che tempo. Questo grigio mi fa stare peggio, mica a me. La campana suona, ci dice di entrare. Con gli amici si casino sulle scale. La bidella che ci guarda male. Ehi, a giocare alle casse, così mi viene a studiare. Metti i primi passi, mezzo ai banchi. Le penne, i quaderni, i miei occhi stanchi. Comunque, Wanyu, è troppo bello registrare. Mo vedrete, lui si sta divertendo come un pazzo. Tu sei secondo. Chi vuole sentire un secondo? A volo, vai, veloce. Lucre, velo! No, bello! Udo, velo! 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 Vedi come va, cioè va proprio... Ci abbiamo l'ansia tutti quanti, oggi te lo chiamo, chi viene davanti? Bra! Solo! Un applauso! Solo, che lui mi faceva ridere! Un applauso! Hai finito la parte tua! Prima cosa da fare è scegliere una base musicale. Scegliamo l'atmosfera che ci piace di più, che piace un po' a tutti, ok? Dopodiché scegliamo delle tematiche, tipo ecologia, adesso lo scegliamo tutti insieme. Ora pensate di che cosa vi piacerebbe parlare o che cosa vi piacerebbe ascoltare in una canzone, ok? Cosa vi emoziona, cosa vi piace ascoltare e soprattutto che musica ascoltate? Che tipo di musica ti piace? Rap. Solamente? Vabbè, sempre rap, drill, queste cose qua, ok, vabbè. Ok, la settimana prossima vieni in presenza? Ok, perfetto. Anche tu? Le parole, lo slang, quello che può essere usato oggi, lo vediamo dopo. Ora scegliamo il tema su cui andremo a sviluppare la canzone, il testo della canzone. I sogni, i progetti, la mafia, l'ecologia, la musica, qualsiasi cosa che vi piace, di cui voi vorreste parlare o vorreste ascoltare in una canzone.
Chiaro? Ok. Allora, prendete un foglio e una penna. La cultura hip hop, quello che è il rap, nasce in America negli anni 70 e nasceva come mezzo contro i poteri forti per comunicare quello che nei quartieri, nei ghetti, all'epoca in America non andava bene. I poveri non avevano nessun mezzo per dire ai politici, ai poteri forti, guarda che ad Harlem la fogna non funziona, faccio esempio, guarda che a Coney Island ci sta, c'è un sacco di razzismo contro le persone nere e viceversa. Quindi nel 1970 fu avviata, diciamo, ci fu l'approccio alla cultura hip hop, al rap. Cominciarono a scrivere le prime canzoni, anzi più che scrivere le prime canzoni erano proprio freestyle, improvvisavano al momento con tutto quello che poteva essere l'inizio di una cultura e quindi non conoscere come fare le cose. Però poi nel tempo il rap è diventata una cosa mondiale. Allora, sei pronto? Sta capendo come si sente la sua voce, che c'è le altre voci da sotto, no? Partiamo da casa vostra, ok? Partiamo da casa vostra, partiamo da questo. Suona la sveglia la mattina, suona la sveglia, ok? Suona la sveglia. C'è chi si alza subito, c'è la mamma che ti toglie il lenzuolo. Che ci non vi tranquillo. Sintetizzo perché avete praticamente scritto quasi tutti la stessa cosa, il che è bellissimo perché siete tutti dei pieni di ansia. Già da mo', bellissimo. Allora, mamma mi scelto lenzuolo e mi dice moved mo che è tard. Però devo per forza andare a scuola. Ma non ho voglia perché ho sonno, però mamma mi grida in testa. Mia madre mi grida in testa, è il top, anche mia madre mi grida. Lascialo qua, grazie. Con gli amici sì, casino sulle scale. Con gli amici sì, casino sulle scale. Dopo la campana suona ci dice di entrare. Move te che ta, vedi sempre meglio, yazza mam, yazza. Che c'è non via la scuola, poche da fare da grande, poche da fare, poche da fare. Yazza mam, yazza. Che c'è non via la scuola, poche da fare da grande. Sveglia la mattina presto, col trauma del lenzuolo che vola dal letto. Sveglia la mattina presto, col trauma del lenzuolo che vola dal letto. Cioè non c'avevo voglia, poi fa pure freddo. Colazione, la cartella, il bus che sta partendo. Mia madre sta gridando, mi pare un concerto. Mia madre sta gridando, mi pare un concerto. Io che non mi stacco dal riscaldamento. Mi catapulto fuori, tu guarda che tempo. Questo grigio mi fa stare peggio, mica meglio. La campana suona, ci dice di entrare. La campana suona, ci dice di entrare. Con gli amici si casino sulle scale. La bidella che ci guarda male, mano al naso. A giocare alle case, così viene a studiare. Metto i primi passi in mezzo ai banchi. Le penne, i quaderni, i miei occhi stanchi. Ci abbiamo l'ansia tutti quanti. Oggi interroghiamo chi viene davanti. Move the guitar. Yanta man, yanta. Allora, This is moved get tired, is hurry up, okay, it's late. Hai paura? Che paura hai? Ti senti? È brava Lucrezia, eh? Si impegna. Dal migliore scienziato al migliore, al peggiore criminale numero uno del mondo, volete sapere qual è la cosa che li accomuna? Ucervit. Il cervello si sviluppa se tu gli dai cibo.
tu non puoi non sapere niente nella vita, dire ci me frega a me. Già come arriverete a 18 vi renderete conto già. Uno deve essere sveglio, deve voler apprendere. Chi è il prossimo? Chi è che doveva andare? Dai dai, allegro a lei che sulle dici. Poi vai tu, Nicolas. Finisce il ritornello e c'è un mix dove entrerà l'altro beat. L'altro beat c'è la parte di Amima in pakistano, però lei, a lei piacerebbe anche registrare qualche metrica di quello in italiano. Questo è il titolo della base della seconda parte, su questo beat. Va bene? Trap, quindi... Ok, i miei amici... Allora, cominciate a segnare tutte le parole chiave. Allora, i miei amici, la mia family, like a family, yes, is a friendship, you know? The school is so big and we are too small. I hope keep in touch with my friend without walls. The pandemic situation drives us crazy. Sì, sì, quello lo devi anche dire, ovviamente. Volete scrivere in inglese tutte e tre? Allora, mettetevi voi, fate tutte e tre. Ok? Allora, possiamo proprio iniziare così il ritornello, tipo i miei amici, la mia family, la mia città. Ritornello, tipo i miei amici, la mia famiglia, la mia città. Vai, altre parole. La mia classe. La mia classe, la mia vita, ma l'anno prossimo già sarà finita. La mia classe, la mia vita. La mia classe, la mia vita, l'anno prossimo. Oh, possiamo fare, tipo, la mia classe, la mia vita, c'è chi se ne andrà. Perché mo finisce questo ultimo anno vostro, no? Quindi c'è chi se ne va, eh? Eh sì. C'è chi se ne andrà. C'è chi se ne andrà e c'è chi si rivedrà. Vedi? Vedi? Ha capito, subito. Perché? Perché lui mi sta seguendo e voi state a fare casi. Scatto. Allora, aspetta un attimo, ai miei amici... Allora. Comunque, raga, siamo arrivati... Avete segnato quello che vi ho detto, mo? Allora, i miei amici, la mia family, la mia città, la mia classe... La... Tornerò. È quello dopo, la mia classe, la mia vita, c'è chi se ne andrà. Ok, oh, segnate tutto, raga, perché io poi quando torno a casa scriverò il testo, capito? Continua a scrivere, bravo, bravo, bravi. Understand what I mean? Ok, go inside. I know. Okay. Io ho preso i pensieri di tutti, perché l'altra volta molte cose sono state scritte in modo simile, ok? Le parti in inglese che hanno scritto Amima, Antonella e Lucrezia le ho ridotte a questo, perché la canzone ha un timing. Io ho scritto questo. Mancherà un casino questa classe qui. Lascio un pezzo di me stesso nella terza C. Cavolate coi sorrisi, gli sguardi degli amici. Paura per la bocciatura dopo tanti sacrifici. Che se un percorso volge al termine porta tristezza, ma noi siamo allegri perché è un nuovo punto di partenza. Questa è la parte in italiano. Ok? Mo la dobbiamo imparare tutti. Ritornello seconda parte. 1, 2, 3. La mia amici, la mia family, la mia città. I miei amici, la mia family, la mia città. La mia classe, la mia vita, come cambierà. Oh oh, ah ah, ci vado, ci vada, ci manfa, ma ci io masta. I miei amici, la mia family, la mia città. La mia classe, la mia vita, come cambierà. Oh oh, ah ah, ci vado, ci vada, ci manfa, ma ci io masta. È bugia che non è amici, bugiardo, sei bugiardo, ce li hai gli amici.
Non serve avere molti amici. Sono il suo unico amico. Ragazzi, non serve avere molti amici, serve avere buoni amici. Mancherà un casino questa classe qui. Lascio un pezzo di me stesso nella terza C. Cavolate quei sorrisi, gli sguardi degli amici. Paura per sta bocciatura dopo tanti sacrifici. Che se un percorso volge a termine porta tristezza. Ma noi siamo allegri perché è un nuovo punto di partenza. La parte in inglese. Cause friends, I like my life. They are solution every problem under the sky. The school is so big, we are too small. I hope keep in touch with my friends with the world. Perché tutte queste situazioni sono state anche portate un po' dalla situazione che avete vissuto, che abbiamo tutti vissuto, della pandemia, del Covid. The pandemic situation drive us crazy, but we are warriors, take it easy. Pensiamo positivo, zero crisi, per il futuro solo il meglio, che ne dici? Mi piace. Allora. The pandemic situation drive us crazy, but we are warriors, take it easy. Pensiamo positivo, zero crisi, per il futuro solo il meglio, che ne dici? School jana accha lagta hai mujhe, bhai karti hai main apne aap ke liye, jab jaati hai school style sabse alag. Pehle baat nahi kar paati thi kisi se bhi, sab lagte the alag, sab nahi karte. Ok, allora è finito, grazie. Io? Sì, tutti. The language is different, but teachers help me. I cannot speak like others do. All the friends help me in speaking. Io la capisco quando parla, anche se l'italiano lei lo parla e non lo parla. Poi io l'aiuto parlando anche un pochino in inglese, quindi più o meno la riesco a capire. E quelli che dicono che per esempio lei non parla bene l'italiano e quindi non riescono a capire mai quello che dice, non è vero, perché comunque lei l'italiano, anche se non lo parla proprio bene bene, lei l'italiano lo sa e si sta impegnando. Da quello che so, che lei si sta impegnando a impararlo e sta cercando sempre di più di ambientarsi in un posto nuovo. Infatti anche le professoresse dicono sempre, immaginatevi nella sua situazione, a stare in uno stato nuovo, dove la lingua è completamente diversa, dove il colore della pelle è diverso. Lo puoi dire tu in italiano? Allora no? Lei chiede una mano a voi, cioè di parlare di più con lei, di non lasciarla in questo silenzio. Loro hanno la stessa composizione nostra, semplicemente hanno un colore diverso di pelle, oppure hanno una lingua diversa, una cultura diversa. Allora, bisogna accettare e studiare le altre culture, perché altrimenti il mondo sarebbe veramente una noia. Cioè, sarebbe una paranoia al mondo. Bah, utti ho 7 baje, karti ho intezaar, kab aayegi maa uthane ke liye. I miei amici, la mia family, la mia città, la mia classe, la mia vita, come cambierà? Oh oh, aha, ci dado, ci dada, ci mafa, ma ci io masta. I miei amici, la mia family, la mia città, la mia classe, la mia vita, come cambierà? Oh oh, aha, ci dado, ci dada, ci mafa, ma ci io masta. Mancherà un casino questa classe qui. Lascio un pezzo di me stesso nella terza C. Cavolate quei sorrisi, gli sguardi degli amici. Paura per sta bocciatura dopo tanti sacrifici. Che se un percorso volge a termine porta tristezza. Ma noi siamo allegri perché è un nuovo punto di partenza. Cause friends, I like my life. They are solution every problem under the sky. The school is so big, we are too small. I hope keep in touch with my friends with the walls. The pandemic situation drive us crazy, but we are warriors, take it easy.
pensiamo positivo e zero crisi, per il futuro solo il meglio che ne dici. School jana acha lagta hai mujhe, bhai karti hai main apne aap ke liye, jab jaati hai school style sabse alag, pehle baat nahi kar pati thi kisi se bhi, sab lagte the alag, sab nahi karte. Sulle scale, la bidella che ci guarda male. Ehi, a giocare alle case, qua si viene a studiare. Metto i primi passi in mezzo ai banchi, le penne, i quaderni, i miei occhi stanchi. Ci abbiamo l'ansia tutti quanti. Oggi interroghiamo chi viene davanti. Move the ghetto, alza man, che ci non vi arrasco. Voce da feta gran. Move the ghetto, alza man, che ci non vea la scuola, non c'è da fede a grande.